dodicesima tappa del Giro d'Italia ha visto la vittoria di Julien Alaphilippe. Il transalpino alla sua prima partecipazione coglie il primo successo alla Corsa Rosa. Il portacolori della Sudal Quick Step è giunto solitario sul traguardo di Fano dopo aver staccato il compagno di fuga Mirko Maestri negli ultimi 10 km. I due avevano preso il largo da un gruppetto di attaccanti circa 120 km dal traguardo, perciò grandissima azione, grandissimo temperamento, grandissimo coraggio da parte di Maestri e Julien Alaphilippe. Una frazione che è partita subito a pancia a terra, sprombattuto, medie elevatissime e l'azione decisiva che parte a 50 km dal via e vede protagonisti una trentina di uomini. Poi da questi si staccano Maestri e Alaphilippe e arrivano sino al traguardo. Applausi per loro, applausi per Alaphilippe che ritrova il successo dopo circa un anno. Del gruppo Maglia Rosa non si fanno del male, nonostante l'ultima fase di gara fosse impegnativa con i vari strappetti disseminati e le pendenze importanti, i leader della classifica generale, anzi quelli che stanno nelle posizioni migliori della classifica generale, decidono di non farsi del male con Tadej Pogačar che resta tranquillamente in Maglia Rosa. Martedì 17 maggio, tredicesima frazione, una frazione piatta come il biliardo, e ci sarà spazio di vedere nuovamente all'opera le ruote veloci con Jonathan Milan che cercherà di calare il tris in questa edizione del Giro d'Italia. Buona serata a tutti, seguite sempre il Giro e viva il ciclismo sempre!